Ciao ragazze, oggi sono qui per farvi vedere un po' di cose low cost che ho comprato sul sito Makilaya, ovvero Maki Beauty, ha cambiato nome, non so perché, e anche delle cose che ho comprato da scarpe e scarpe di Essence. Ho trovato lo stand pieno, ben fornito, e quindi ho preso alcune cose che non avevo trovato su Makilaya. Ci sono delle novità di Essence di questa primavera. Non compravo Essence da una vita, ma questa volta mi hanno incuriosito alcuni prodotti e quindi li ho voluti testare, li ho voluti prendere. Ma non solo, perché ho preso un paio di cose non Essence. Purtroppo non mi sono trovata bene questa volta dal sito Maki Beauty, perché mi è arrivata una palette rotta, dopo ve la faccio vedere, e fortunatamente è Essence, però comunque sia, cioè perché devo buttare 4 euro e qualcosa? Perché l'imballaggio praticamente non c'era. Vabbè, c'era la solita busta di Makilaya e poi i prodotti erano avvolti semplicemente con della carta, senza pluriball, senza nessuna protezione, quindi ovviamente si sarebbe rotto qualcosa. Fortunatamente non si è rotto questo, il butter bronzer, che è uno dei pochi prodotti non Essence che ho comprato. Finalmente ce l'ho tra le mie mani, lo volevo da una vita, ne ho sentito parlare bene praticamente da tutte. Questa in particolare è nella versione light, perché quella classica non c'era, e quindi ho preso la light, ma penso che andrà bene lo stesso, perché comunque io d'estate non mi abbronzo mai. Questa è la confezione e il profumo si sente già da chiuso. È meraviglioso, è troppo buono. Sa d'estate, questa appunto è la colorazione light. Questa è la colorazione e devo dire che va benissimo per il mio tono di pelle. I prodotti della linea Butter di Physicians Formula mi piacciono tantissimo, perché sono proprio burrosi, per niente polverosi, e non vedo l'ora di provarlo e insomma ve ne parlerò poi successivamente. Questo l'ho pagato 12 euro, quindi non è super low cost, ma comunque sia non è assolutamente un prodotto caro, almeno su Maki Beauty. Poi non so se da OVS costa forse di più. Altro prodotto non Essence che ho preso dal sito è questo pennello di Catrice, che io ho visto in un video di Ornitorella, mi era piaciuto tantissimo, però io purtroppo non ho Catrice qua in zona, e quando sono andata sul sito per cercare i nuovi pennelli di Essence ho visto anche lui e quindi l'ho messo subito nel carrello. L'ho pagato 5 euro e qualcosa, e qua leggo che è una limited edition blush flush double face brush. Quindi se lo cercate probabilmente sul sito lo trovate ancora, è fatto in questo modo, quindi ha doppie setole ed è morbidissimo, veramente morbidissimo. E poi li laverò tutti questi pennelli e li utilizzeremo, anzi sicuramente utilizzerò la maggior parte di questi prodotti in una full face low cost, e quindi ve li farò vedere anche all'azione. Passiamo invece ai nuovi prodotti Essence. Il primo prodotto che ho preso è il Glitter Primer, che ho utilizzato anche oggi per questo trucco, che tra l'altro è un trucco che avete già visto nell'ultimo video. Se ve lo siete perso ve lo lascio qui. Mi è piaciuto tantissimo, quindi l'ho voluto ricreare, anche se invece del rossetto liquido ho messo il rossetto proprio questa volta, il lipstick, per cambiare un pochino, diciamo così, e ho voluto prendere questo primer per glitter, appunto per questo ombretto bronze, che come vi avevo già detto perde tantissimi glitterini. La mia prima impressione non è proprio positiva, perché non l'ho trovato per niente appiccicoso, e nell'applicazione mi ha fatto perdere un sacco di glitterini, cosa che Smashbox invece, il primer di Smashbox, non mi fa, perché essendo appiccicoso lo vado a picchiettare subito e almeno nell'applicazione non ho tutta la guancia piena di glitterini. Invece con questo sì. È un primer che sembra leggermente rosato, leggermente luminoso. Ok, ne ho messo anche fin troppo, però poi sull'occhio è completamente trasparente, non è per niente appiccicoso, mi aspettavo qualcosa di più appiccicoso, invece per niente assolutamente, e boh, non lo so, sono rimasta un po' perplessa oggi. Tra l'altro non mi ha fatto risaltare bene i colori, secondo me, degli ombretti come quello di Smashbox, quindi boh, diciamo che per il momento è un nì, poi vi farò sapere più avanti. Tra le novità ho preso anche questo illuminante Forever Mermaid, il numero 10, che è praticamente un illuminante fatto in questo modo a sirena, e in teoria prendendo un po' tutti i colori dovrebbe risultare qualcosa di luminoso, che però io non è che vedo proprio tantissimo la luminosità, si vede che è un illuminante molto discreto. Poi lo andremo ad applicare nella full face e vedremo che risultato darà.
Poi ho preso delle palettine, in realtà queste due le ho trovate da Scarpe Scarpe, mentre la numero 4 che mi è arrivata rotta l'ho presa su Maui Beauty. Quella rotta ve la faccio vedere, così non la apro perché è piena zeppa. Ecco, vedete? Questo è l'ombretto che è praticamente quello più scuro, si è staccato e ha sporcato tutto la palettina, però insomma ve l'ho fatto già vedere su Instagram se mi avete seguito lì. Come è arrivato il tutto, io appunto ho mandato l'email a Macchilaia e non l'ho ancora ripulita la palettina perché magari mi chiederanno ulteriori foto, non so, io ho già una foto gliel'ho mandata, vabbè, staremo a vedere. Comunque mi sono pentita amaramente perché poi ho trovato comunque le palettine da Scarpe Scarpe e potevo prenderle lì. Comunque da Scarpe Scarpe ho preso la numero 1 e la numero 2, che è una sui toni rosati, ovvero la numero 2, e una sui toni nude marroncini. Ne ho sentito parlare molto bene di queste palettine, ho visto gli swatch e sembravano davvero molto pigmentate. Vi faccio vedere ad esempio lo swatch di questo e mi sembra bello pigmentato. E comunque sono palettine che secondo me sono utili per quando si va anche in viaggio, questi ad esempio sono due colori, si va in viaggio, si va da qualche parte e si porta appunto questa palettina. Queste sono tre colorazioni e devo dire che promettono molto bene queste palette, sono davvero molto pigmentate, almeno questa. L'altra invece è questa che penso utilizzerò nella full face perché diciamo ai toni che preferisco di più, quindi rosati, borgogna, e vi faccio qualche swatch. Mamma mia, questo è iperpigmentato. Questo qui, quest'altro rosa, anche bellissimo questo rosa, belli belli, proprio belli. Purtroppo la numero 4 non vi posso fare vedere gli swatch perché appunto la devo ripulire, la devo risistemare e insomma devo aspettare che mi dicano qualcosa da Macchilaia. Rimanendo sempre in tema di ombretti, ho preso anche questo qua della linea The Metals che avevo visto da Catherine Light, lo 01 Ballerina Glam. Mi era piaciuto tantissimo, lei ne ha parlato molto bene, quindi l'ho preso. È un ombretto cotto che in teoria dovrebbe essere molto luminoso, almeno dal video che ho visto su di lei. Infatti è davvero molto bello, può essere utilizzato anche come illuminante volendo. Ah, ovviamente non vi sto dicendo i prezzi perché ho buttato lo scontrino, non me li ricordo più, ma magari ve li scrivo o nell'info box oppure nel montaggio, mentre faccio il montaggio ve li trovate qua. Poi ho preso due novità per le ciglia, quindi uno è un mascara super curl, quindi con un effetto diciamo presumo incurvante, infatti ha lo scovolino fatto in questo modo, quindi piegato per incurvarle. Invece l'altro prodotto, che però sul sito non l'ho trovato ma l'ho trovato da Scarpe Scarpe ed era l'ultimo, è questo qua che è un primer per il mascara, appunto da mettere prima del mascara, bianco. Si chiama Lash Primer Volume Booster con olio di acai e burro di mango, infatti profuma di mango. E niente, è semplicemente bianco, sono curiosissima davvero di provarlo. Per le labbra ho preso due matite, non ho preso i rossetti perché non mi incuriosivano, non ho preso i gloss matte, non mi interessavano, ma ho preso queste matite labbra. Si chiamano le Stay True Lip Liner Waterproof. Ho preso la numero 07, Thank You Very Much, che è morbidissima, quindi si possono utilizzare tranquillamente anche come rossetto, e questa è la colorazione che è davvero molto bella. L'altra invece è la 03 Margot Please, che invece è più sul berry, veramente belle. Ce n'erano tantissime altre anche sul nude, io ho preso queste per provare, ma se poi mi piacciono e sono ottime anche come rossetto e hanno un'ottima durata, allora magari in futuro ne prenderò anche altre. Ed infine ho preso i pennelli, tre li ho presi sul sito e altri due mi sembra li ho trovati da Scarpe Scarpe, quindi ne ho presi 5, non so se sono proprio tutti, però sono quelli che ho trovato. Io mi sono sempre trovata molto bene con i pennelli Essence, quindi li ho presi. Questo si chiama Flat Powder Brush, quindi sì, è diciamo per la cipria. Poi abbiamo questo che è quello che mi incuriosiva di più, che è il Buffer Brush, anche questo morbidissimo, bello fitto, bello compatto, le setole
Sembrano fatte molto bene, ma poi comunque li laverò e li proveremo insieme. Questo invece è il flat contouring brush, quindi per applicare la terra. Di questo non ne ho moltissimi, poi fatto in questo modo piccolino, credo sia perfetto proprio per il contouring, sempre morbidissime le setole. E per gli occhi ne ho trovati solo due. L'eyeshadow brush, che non guastano mai, quindi un semplice pennello per applicare l'ombretto. E invece questo che è un po' più stretto, più piccolino, è lo smudging brush, quindi per magari sfumare la matita, un pennello un pochino più per i dettagli. Per quanto riguarda i pennelli, credo di non aver trovato quello da sfumatura, però pazienza, magari più avanti lo troverò. E quindi niente ragazze, questo è tutto, questi erano i miei acquisti low cost, spero vi siano piaciuti. Ci rivedremo prossimamente sicuramente con una full face completamente low cost dove proveremo tutti i prodotti, anche i pennelli e non solo, altre cose. Grazie per aver visto il video, bacione gigante e alla prossima!